Buonasera, buonasera a tutti, bentornati in un nuovo appuntamento con Ore d'Orrore dalla vostra Tania. E allora facciamo subito entrare la regista del docufilm per horror intendo. La nostra cara... Ecco che... Sta per entrare... Eccola! Adesso parlo io qua, ti faccio invitare perché non so come... Allora... Sì, ci sei? C'è la diretta, bravo. Ciao Tania. Ciao tesoro, ciao. Dovresti, Paola Settini. Dovresti cliccarci in cima. Scusa Tania, sto parlando con Claudio, siamo un po'... Digli che siamo in diretta. L'hai trovato? Mi ha trovato perché mi ha scritto anche in direct. La sento. Eccolo, trovato e faccio ci entrare. Sei, dai. Sta per entrare anche Claudio. Bene, perfetto. Ciao a tutti. Scusate, sono alla stazione. Va, fa niente, corri, cammina. Ciao Claudio, Claudio Simonetti. Eccolo. Aspetta che proverò a mettere, dammi un po' un auricolare. Scusatemi, che ci sono i treni in ritardo. Però io non sento niente, purtroppo. Nemmeno io, provo l'auricolare. Aspetta. Tu non mi senti, Claudio? Oh, io vi sento benissimo ora. Io purtroppo ecco, qui tu... non ce l'ho l'auricolare. Non lo senti? Non mi senti, Claudio? Se mi prendere il microfono e mettertelo vicino alla bocca. Io lo sentivo, Claudio. Anch'io lo sentivo, però adesso è sparito. Sarà, vediamo un po' se è un problema di... Aspetta, Vai. Sì, sì, perché io lo sentivo benissimo, Anch'io. Nel frattempo, ma tu sei arrivata, sei a casa, dove sei Paola? Sono a Bologna, devo andare a Lecce. Ah, ok. Anzi, a Gallipoli, vado alla Puglia. Ma se poi anche io trovo nel corso di muore, che succede? Non ti preoccupare, io salgo sul treno, faccio tutto. Ma tu sei arrivata, sei a casa, dove sei Paola? Sono a Bologna, devo andare a Lecce. Ok. Allora... Anzi, a Gallipoli, vado alla Puglia. Allora, aspettiamo Claudio. Aspettiamo Claudio. Ho preso un caffè intanto. Io l'unica cosa è che sento il rimbombo della mia voce. Voglio sapere dagli utenti se sentono il rimbombo della mia voce. Io non lo sento il rimbombo. Ok. Ditemi se sentite il rimbombo della voce, chiaramente. Allora, Claudio, proviamo a rimuoverlo e lo rinvitiamo. Sì. Vediamo. Prova a rinvitarlo, Dai. Vediamo un po'. Eccomi. Ora ci senti? Ci senti? Sì, mi sentite? Ok, sì. Noi ti sentiamo benissimo. Ok. Perfetto. Allora, per horror intendo questa diretta sofferta. Innanzitutto salutiamo Lamberto Bava che per un contrattempo appunto all'ultimo momento non può esserci. Se ne dispiace, no. Vi saluta tutti e ci sarà sicuramente occasione con il maestro per risentirci al più presto con una diretta. Sì, assolutamente. Allora Paola, sì. Innanzitutto parliamo di questo docufilm. È un docufilm su cosa? Partiamo da questo. È un docufilm sulla storia. Sì, diciamo sui maestri del cinema horror italiano che hanno fatto grandissimo il genere e che a volte ce li siamo anche un po' dimenticati, no? E quindi abbiamo riscoperto questo genere, insomma. Vogliamo dire che ci sono Dario Argento, Cristina Stori, Pupi Avati, sì. Francesco Barilli, Lamberto Bava, appunto, Antonio Bido, Luigi Cozzi, Roberto Danese, Ruggero Deodato, Antonello Di Gelenge, Aldo Lado, Claudio Lattanzi, Ima Monti Bros, Sergio Martino, ovviamente Claudio Simonetti, Gianluigi Negri, Antonio Tentori, Fulvio Bezzel. Praticamente ci sono registi, sceneggiatori, hai preso critici tutti. Che hanno raccontato che cosa intendono loro per l'horror, per la paura. Che cosa... Sì, perché poi è stata una sorta di inchiesta anche proprio sulla paura, sul perché le persone vogliono avere paura, no? Perché comunque quando guardiamo un film horror in qualche modo ci emozioniamo, insomma. Quindi la paura, il sesso, la risata sono comunque le emozioni che l'uomo cerca anche nell'arte. La domanda che avrei fatto a Lamberto, Paola, Lamberto ha avuto l'idea di questo docufilm? Sì, che... è stata una sua idea perché con Lamberto
l'anno scorso abbiamo pubblicato il suo libro come casa editrice Catap, l'ultimo romanzo, il terzo giorno. Io 4 anni fa avevo fatto questo documentario su di lui, Baba Puzzle, e quindi siamo sempre rimasti in contatto. L'anno scorso sarà stato settembre-ottobre. Paola, devi parlare un po' più forte perché con il fatto che c'è il treno non si sente. Senti il rumore? Sento aspetta, poco la tua voce più che il rumore, quindi devi alzare un pochettino la tonalità della voce. Praticamente l'anno scorso eravamo poco dopo l'estate e io ero un po' preoccupata perché avevo timore che saremmo riandati in lockdown. Non so perché, eravamo a Roma e lui mi aveva suggerito di fare questo documentario che effettivamente poteva essere interessante, perché io stavo lavorando in Armenia in quel periodo lì, ecco. Scusate, scendo intanto con la valigia che pesa un quintale, ma poi tra 5 minuti vado all'altro binario e mi fermo. Quindi da questo libro è nato poi, diciamo, l'idea di fare... No, il libro è un romanzo. Sì. Un romanzo, tra l'altro, atomico e di una pandemia. E invece no, il documentario è nato diversamente, insomma, è stata una cosa a parte. Ok. Claudio, il tuo coinvolgimento in questo docufilm, com'è nato? Ma io, vabbè, Paola la conoscevo e sapevo che stava facendo questo documentario e poi dopo, insomma, parlando, gli è venuta l'idea giustamente di avere alcune musiche mie da poterle mettere in questo documentario, quindi figurati, l'ho fatto molto volentieri e quindi... Tutto questo documentario, tutte le interviste che lei ha fatto hanno come sottofondo le mie musiche, varie, tratte da anche qualche cosa di poco conosciuto, non abbiamo messo Profondo Rosso, Sospiri, queste cose, abbiamo messo cose un po' diverse, quindi temi molto poco conosciuti, quindi forse riconoscibili ma non più di tanto. Guarda che sei molto riconoscibile nel docufilm, la tua musica. No, quello sì, certo. Esatto. Allora, diciamo che l'opera portante, in qualche modo la domanda portante è la paura, no? La domanda sì. È come si fa ad avere paura, no? Che cos'è la paura in realtà? Perché l'essere umano prova la paura nel mondo, anche nel mondo del cinema? Quindi Claudio, riparto da te. Per ora tu che cosa intendi? Ti faccio la domanda direttamente a te dal titolo del tuo film. Beh, la paura paure sono diciamo le paure vere sono ancestrali, non sono quelle che ci portiamo. Non ti sento, Claudio, non ti sento. No. No, non ti sento nemmeno io. Tu mi senti, adesso Paola? Mi sento, sì. Ora sì. Prova. Ah, stavo dicendo, le paure sono ancestrali, quindi ce le portiamo appresso da chissà cosa, da altre vite, non so che cosa. Quindi c'è chi ha paura del buio, c'è chi ha paura di quello che ha paura di uscire di casa, di stare all'aperto, oppure insomma le paure sono anche fisime, no? So che uno ha. Io per esempio da piccolo avevo molta paura dei film dei vampiri, dei fantasmi, e per esorcizzare me li sono visti tutti, andavo a vedere i film della Hammer con Christopher Lee e questi qua, però mai avrei pensato che nella vita avrei fatto addirittura le colonne sonore per film del genere. E addirittura mi ricordo la prima volta che andai a vedere i film di Dario Argento, era il 1970, ero veramente un ragazzo, ero veramente molto giovane, e andai con un mio amico a vedere questo film e rimasi molto colpito, anche perché era un regista italiano, non avrei mai pensato che dopo qualche anno avrei lavorato con lui. Ecco, la paura, guarda, a me i film ora non mi fanno più paura, anzi mi fanno sorridere, perché ormai conosco i trucchi, so come si fanno, e i film non mi spaventano più. Purtroppo quello che mi spaventa è la realtà. Guarda, mi spaventa molto di più il telegiornale oggi che un film dell'horror, di quelli anche splatter. Il vero splatter sta in televisione, con questi giornalisti che ci fanno vedere... fanno vedere alle 8 di sera, dicono ha coltellato la moglie, gli ha spaccato l'ascia in testa, non si fanno queste cose. Ecco, assolutamente non si fanno. Perché ci sono dei bambini che lo stanno guardando. Noi al cinema ci andavamo se avevamo 14 anni, non ci facevano entrare per vedere gli splatter. Invece lo splatter è gratuito in televisione per fare notizia. Io ai tempi miei, io parlo ai tempi miei di quando ero ragazzo, queste cose era cronaca nera, non c'era in televisione, dovevi comprare le riviste specializzate, così, forse qualche cinegiornale, ma neanche tanto, esisteva un minimo di pudore, no?
nella violenza gratuita. Questa è violenza gratuita che non mi piace, questo mi fa paura. Tra l'altro se ne parla proprio in Per Ora Intendo, uno dei registi dice: io ho fatto, lo sappiamo tutti, Ruggero Deodato prese spunto per fare Cannibal Holocaust come denuncia politica, proprio perché nei telegiornali si vedeva la qualsiasi cosa, cosa che purtroppo sì, oggi è ancora peggio degli anni di cui parla lui, ahimè. E invece lui è stato criticato, hanno tagliato, l'hanno portato in giudizio, è successo veramente di tutto. Io sono d'accordo con Ruggero Deodato, col maestro, cioè, ma siamo usciti, cioè, nel cinema c'è la censura più spietata e invece il telegiornale si può vedere praticamente ormai quasi tutto. O no, Paola? Sì, sì. Hai capito, ecco, esatto, questa è la cosa brutta, cioè tu non puoi dire in televisione. Puoi dire sì, ha ucciso la moglie, al limite, ma non che dici gli ha conficcato il coltello dentro la gola, perché questo dicono, e non è, è molto peggio di Cannibal Holocaust, che vabbè, lì Cannibal Holocaust ha avuto dei grossi problemi per colpa degli animali. Però insomma, a parte quello, che poi Ruggero, io ho lavorato con Ruggero, ho fatto 5 film con lui, Ruggero mi ha detto: io sono un uomo di campagna, ho sempre visto fin da piccolo come si ammazzavano le galline, le mucche, le cose, i maiali. Dice, per cui io non ho fatto altro che riprendere quello che gli indigeni fanno, non è che abbiamo fatto, vabbè, insomma, qualche cosa un po' gratuita c'era, però lui ha ripreso delle cose vere, lui ha detto quando hanno sparato al maialino poi se lo sono mangiato, che era un mese che non mangiavano la carne, ecco, no, non voglio giustificare, no, perché poi lungi da me, io sono un animalista convinto. Esatto, dicono sì, censurano i banfi e poi i telegiornali servono il sangue a cena davanti ai bambini, è un porca puttana ormai praticamente. Ma... cioè, hai capito, dicono porca puttana e poi non censurano quello che dice appunto che ha sgozzato 4 bambini a casa. È una cosa, guarda, oggi esiste una cosa che è brutta, che si chiama political correct, che è bruttissimo, brutto. Io l'ho brutto. Chiamata addirittura la dittatura del politicamente corretto. No, è ma... no, quasi una... arriverà un giorno in cui non potranno fare il film... con Eddie Murphy che fa la cicciona, perché offenderà tutte le ciccione del, cioè a questo punto non si può dire più niente. Allora io sono italiano e il mio fratello è italiano, pizza, mandolino, mafia, no, allora vabbè, se campiamo così è finita. Assolutamente, assolutamente d'accordo. Paola, per te invece, stessa domanda che ho fatto anche a Claudio, che cos'è? Cosa intendi per horror? Che cosa intendi per la paura? Cos'è la paura? Io sono paurosissima, cioè il film tutti, sono un amante dei cartoni animati e del genere fantasy, quindi tutti i film mi fanno paura fondamentalmente. Però sì, penso anch'io che ci sia da avere molta più paura della realtà in questo momento, soprattutto in questo momento. Perché... guardate questo docufilm, perché ci sono delle riflessioni, Paola, Claudio già lo sanno, molto importanti, molto interessanti. Credo i Manetti Bros, tra gli intervistati, dicono che ci sono due grandi diciamo estremi, no? Soprattutto nel cinema, la grande tendenza che ti fa ridere e l'horror che fa paura, no? Queste due grandi emozioni estreme. Tu che cosa pensi, Paola, quando hai visto tutto questo? La paura e la risata. La paura e la risata, perché sono veramente gli estremi che sono quelli che se funzionano, se vanno bene. Sì, penso proprio di sì. La paura, cioè ci sono dei film che ora non gli splatter perché chiaramente quelli no, ma sì, sostanzialmente sono d'accordo, però preferisco la risata che la paura, perché io poi sono una di quelle che non dorme quando vede certi film. Ah, questo è interessante, quindi fai un docufilm per Horror Intendo, sì. Però è meglio la commedia. Sì, ma infatti prossimamente ci sarà un docufilm sulla commedia, uno sulla fantascienza, l'USM, tutti i generi insomma, okay. Li vogliamo raccontare tutti. Claudio, non deludermi, almeno tu di no, preferisco la paura. Aspetta, perché io sento molto piano, purtroppo perché non ho gli auricolari. Tu non deludermi, per te è la paura, non la commedia e la risata, spero. Che ti piace? Che cosa? Che ti piace di più? Ma guarda, a me io purtroppo sono, nonostante abbia fatto molte musiche dell'horror, sono molto solare. Io sono nato in Brasile, ho vissuto fino a 11 anni, quindi io sono una... Ah, guarda che se tu anche parli con Dario Argento,
con Ruggero Deodato. Poi nella vita sono delle macchiette, loro fanno ridere veramente, poi Paola lo sa, e quindi non è detto. Luigi Cozzi, siamo amici, mi fa fare sempre un sacco di risate. Hai capito, ci facciamo sempre, sempre fatto un sacco con Ruggero, poi mi faccio un sacco di risate perché Ruggero è veramente un cabarettista. Forse abbiamo questa doppia personalità, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, no? Perché poi dopo, quando magari faccio le musiche d'errore, mi trasformo e entro in quel mood, così. Però normalmente mi piace ridere, mi piace molto di più ridere che mettermi paura. Allora, le emozioni, lo so che ti deludo, però... Le emozioni, Claudio, la paura, l'emozione, no? Si può veicolare in tantissimi modi. È più... Hai più paura davanti ad un televisore o dentro un cinema? Perché si è parlato... Beh, sicuramente, no, sicuramente il cinema spaventa di più, perché il cinema percepisci anche la paura della gente accanto a te, e quindi sicuramente se tu vedi l'esorcista in un cinema fa molto più paura che a casa, perché a casa sei distratto, guardi altre cose, guardi il telefonino e ti chiamano e ti interrompi, poi chiudi o fermi, vai in bagno, capito? Invece al cinema no, cioè devi essere concentrato. È un'altra diciamo che la televisione è una cosa anche mentale, perché se tu paghi un biglietto lo spettacolo te lo vuoi godere, ma se tu sei a casa ed è gratis non è la stessa cosa. Assolutamente, assolutamente. Sì. Vampira ci dice anche Lynch, una persona estremamente allegra, dice almeno dice chi ha lavorato con lui. Quindi vediamo che molti registi del fantastico, dell'horror, come detto Lynch, anche sono persone molto allegre. Sì. Che è suonato? Questa è Paola che sta. Questa è Paola. Allora. Che le persone più tristi che io conosca sono i comici. È vero, lo stavo pensando. Lo diceva anche Totò. Comici. Sì, esattamente. Lo diceva anche Totò. Esatto. Totò, sì, sì. Era molto burbero, sì. Anche molto silenzioso. Sì, vero. Allora, adesso io, se c'era Lamberto, gli avrei chiesto cosa è successo a Villa Sciarra, perché lui nel dopofilm parla di Villa Sciarra. Cioè, vi dico in breve che Lamberto Bava si è innamorato, il maestro, del cinema horror, della paura in qualche modo, dove praticamente sul set di Sei donne per l'assassino, del suo papà Mario. Vi ho detto, quindi è una cosa fantastica questa. E ce ne saranno altri registi che nel docufilm per horror intendo, che poi Paola ti dirà dove comprarlo, se si può, insomma, se può essere spedito, e vi dicendo, ci dirà tutto, ci saranno altri registi che diranno la loro, come hanno conosciuto la paura, Aldo Lado e tanti altri. Però, visto che c'è Claudia, visto che c'è la musica, non domanderò quanto c'è di te e i tuoi film, ma quanto c'è di Claudio nelle tue musiche, che sembra la domanda scontata, però non si sa mai, vediamo un po'. Claudio. Beh, ma nel cinema io credo che la musica sia importantissima. Film d'amore, un film dell'horror, un film di polizia, cioè la musica gli dà il palco che non hai senza musica. Per esempio, io quando faccio le colonne sonore ricevo il film muto praticamente, con la presa diretta, neanche doppiati spesso, senza rumori, senza niente, quindi in realtà non è che ti spaventano più di tanto. Poi appena vedi che comincia a metterci già la musica, già ti inquieta tutto quanto, quindi la musica per me è fondamentale. Sono film meravigliosi, come di E.T. di Spielberg. Secondo me la musica di John Williams ha piano, cioè il film è triste, quando arriva la musica triste è veramente, ti commuovi, ma non te ne accorgi, ma è la musica, non è la scena. Tra l'altro c'è un regista appunto che in Per Horror intendo dice chiaramente, con un film che credo era sempre Ruggero Deodato, sì, era Ruggero, che diceva: ho fatto un film molto forte, ci voleva una musica che andasse ad attenuare, molto, molto leggera, molto delicata, che ha dato addirittura un nuovo volto poi a quel film, Claudio. Beh, per esempio nel caso di Cannibal Holocaust, Risto Ortolani scrisse una musica molto leggera, dolce, che faceva da contrasto, no? Ma chi ho fatto cose del genere per il film opera? Il brano opera preso da un brano molto romantico, assolutamente, però sì. Come nel caso della Bandetta
infantile. Poi non si sa perché i bambini, le voci dei bambini e i bambini, anche dei film, perché sono i più inquietanti personaggi che esistono, sono i bambini. Assolutamente. Assolutamente. Paola, a te, quanto stai di te in questo? So che il documentario deve essere bello, lindo, in qualche modo deve essere perfetto, deve avere i suoi tempi il documentario. Però quanto c'è di te in Per Ora Nintendo? Quanto l'hai voluto questo film? Dici un po'. Alza la voce. Penso tanto, perché comunque nelle parti di fiction, come avete potuto vedere, ci sono soprattutto comunque delle immagini fantastiche, no? Quindi la strega, i vampiri, che poi fondamentalmente è quello che mi piace, non c'è mai, cioè non c'è l'assassino, è successo qualcosa lì. E quindi di me c'è parecchio. Scusate, mi stanno chiedendo il biglietto adesso. Io adoro questa diretta. Sì, perché non capisce che 5 minuti adesso poi vado nel mio posto. Adoro questa diretta. Allora. È fantastica. Allora, ecco, biglietto. Complimenti a Claudio Simonetti, quei film non farebbero lo stesso effetto senza quelle colonne sonore. Hai ragione. Beh, questo non sta a me dirlo. Esatto, bravo, diplomazia sempre. Hai ragione, la colonna sonora di te fa piangere semplicemente ascoltando il disco. Buonasera a tutti, fantastica questa diretta. Sì, avete un po' un magna magna sta diretta. Paola, guarda che cosa ho qua. Cos'è fatto? Cala. La maschera allora, di Emma. Allora è finita. La maschera che mette la povera Rosemary. Tra l'altro, Claudio, non so se sei d'accordo, se puoi mettere la colonna sonora di Non ho sonno, perché non vorrei che Paola finisse come la prima vittima. Sì, perché? Ma non lo so, sai, il treno, insomma. È quella del treno, sì, è vero. È una situazione complicatissima, basta scorrere. Ecco. Va bene. Allora, la prossima volta prendo l'aereo. Nel docufilm, Paola, parto da te, poi vorrei sapere anche l'opinione di Claudio. Vorrei sapere, nel docufilm si parla, c'è qualcuno che dice si ha più paura a volte del volto della vittima, della sofferenza della vittima, che del volto o delle gesta dell'assassino. Quanto siete d'accordo e perché? Paola. Ma, Paola. Non ho sentita, Tania. C'è chi alla parte prima, Claudio, dopo ti faccio la domanda a te, Claudio. No, io credo che faccia paura a tutte e due, no? Quello che ha la faccia cattiva, anzi, delle volte sai che chi mette più paura? La faccia di, non cattiva dell'assassino, ma la faccia innocente. E quindi la faccia di certo. Dai, no, che alla fine lui sta lì, fa la voce e Claudio, ovviamente gli utenti si sentono, perché a me invece la voce a volte va in piedi, quindi non capisco se poi io mi senti adesso ti senti? Sì, stavo dicendo, spaventa molto di più una faccia innocente come quella di Anthony Perkins alla fine di Psycho, che non Leatherface di Non aprite quella porta. Sono d'accordissimo, a me spaventa più Hitchcock che Leatherface, poco ma sicuro. Paola, hai sentito la domanda? Sì. Se ti spaventa di più il volto della vittima o che testa? Mi spaventa più l'assassino, in realtà mi spaventa la pazzia. Allora, io non sento più niente ormai, c'è il treno di Paola. È ritardissimo, sapete che noi in Puglia è sempre un problema con i treni, andiamo sempre in ritardo. Io ho calcolato male i tempi. Hai calcolato? Quando ci mette ad arrivare, Paola? Vengo domani mattina. Ah, domani mattina. Perfetto, perfetto. Allora, Claudio, tu mi senti? Io sì, ma sento il rumore del treno. Così l'ho sentita anche a Claudio. Questa cosa
arriva più il tempo che ha preso palla e chiama. Non me l'aspettavo, va bene. No, più che altro oh, adesso si sente bene. Presto avrò un mal di gola, addio, perfetto. Allora, perché non me l'aspettavo questa cosa qua. Si parla, Claudio, nel docufilm della paura, no? Che nasce dai tempi antichi, dalle favole, dalle fiabe, sì. Che si insegna ai bambini ad avere paura perché almeno c'è in qualche modo il bambino cresce anche con dei limiti, no? Nel senso che affronta la vita anche secondo me nel miglior modo possibile. Io dico sempre, almeno per quanto mi riguarda, per horror intendo quella paura che mi farà gestire tutte le altre paure che avrò mentre cresco, proprio per cercare di guardarmi intorno al mondo in qualche modo, perché come dicevi anche tu prima, poi il vero horror ormai è fuori, è nella vita reale, nella vita sociale. Che cosa ci dici appunto dell'horror? Come si è evoluto nel tempo? Dalle fiabe? Ma guarda, io credo che l'horror abbia sempre fatto parte della letteratura, insomma. Partiamo dall'inferno di Dante, insomma, era bello ignorante pure quello, no? Quando spiegava le torture. Ecco, esatto. Poi non ci dimentichiamo mai che i bambini, io, la mia generazione, oggi si sono edulcorati, ma io sono cresciuto con i cartoni della Disney. I cartoni della Disney negli anni 50 e 60 erano crudeli, molto crudeli. Io mi ricordo che mia madre mi portò a vedere Bambi e fu costretta a portarmi via perché c'era la scena dell'incendio, che muoiono tutti, muore la madre di Bambi, Biancaneve, quella la strega tremenda, fa ammazzare l'alce e gli corre appresso con la mela, cioè insomma erano tutte fiabe molto violente. Se tu vedi Hansel e Gretel, Pollicino, insomma sono tutte sempre fiabe che hanno i mostri alla, come se tu vedi la stessa fiaba della Sirenetta, che non è quella della Disney, no. La Sirenetta vera, lei muore alla fine, muore in maniera molto tragica. Tutte le favole, sì. Ho letto, tutte le favole sono tutte le favole finiscono male, poi sempre. Quindi siamo cresciuti tutti con questa cosa che non esisteva il lieto fine, assolutamente. E visto tutti felici e contenti, sì e no. Perché sì, perché poi Biancaneve, a Cenerentola, la Bella Addormentata, alla fine arrivava a questo stereotipo, che pure questa è una cosa che hanno inculcato, cioè arriva sempre il principe azzurro, non è che arriva mai l'idraulico, arriva il principe azzurro, il miliardario, e si sposa la poveraccia. Certo. Ecco, e quindi è una cosa questa che hanno trasmesso e che tuttora un po' esiste, no? Il fatto che la donna deve trovare il principe azzurro, quando invece insomma nella realtà non è così. Assolutamente. Dovremmo trovare noi il principe azzurro adesso, per parità, per par condicio. Ti salutano dalla Polonia, DJ Ener Official. Bene, saluti dalla, come si chiama? DJ Ener Official. Ah, ecco, no, perché c'ho un altro dalla Polonia, molto, che è un Marcin, che è un altro amico. Esatto. Infatti, sì. Saluti dalla Polonia. Comunque c'è un sacco di gente qua, vedo, eh? Allora, sì, tanta gente, moltissimo. Abbiamo fatto pubblicità spietate, che ti sono... Ho visto anche il mio amico Filippo Loria, batterista del gruppo dei Fenomena, cover, certo. Band ufficiale dei Goblin, e mia. Alex, sì, e poi altri però... Svizzera, ecco, tutti pure dalla, sì. Svizzera, fantastico. Che sei, Alex, stai nella Transilvania della Svizzera, citando un film? Bene, perfetto. Claudio, sembri un ragazzino, sembri però, ti dice Kikauf. Vabbè, sì. Allora... No, ma in realtà tu volevi che venisse mio... Non Enrico, Claudio, perché non è figlio. Allora, sai, magari. Giustamente, ok, ho fatto per horror intendete, e l'ho fatto questa domanda agli utenti oggi con un video su Ore d'Orrore, e molti ci hanno risposto. Ci hanno detto: Vampira ci dice qualcosa che mi turba visivamente e psicologicamente, razionale o sovrannaturale. Andrea, paura, suspense, musica, immagini, in una parola, emozioni. Tra cui si parla nel film, no? C'è un regista in particolare che dice: l'importante è lasciare un'emozione. L'importante è lasciare un'emozione.
Giampaolo ci scrive: quando il soprannaturale irrompe nella quotidianità, tipo il traffico a Roma oggi, per fare un esempio, ha fatto la battuta. Tutto ciò che riguarda l'ignoto, l'invisibile, l'oscurità, quello che la mente umana nasconde in fondo nel subconscio. Mrock Movie ci scrive: horror per me è il giusto equilibrio tra paura e suspense, lontano dal trash e privo di mille jumpscare stupidi. Guidotti, per citare il mitico Rocco Smitherson, definirei horror il cinema di paura, ognuno ha la sua. Nati ci scrive un poema, non lo possiamo leggere tutto, ma leggiamo la prima parte. Secondo me horror è quando provi orrore o ribrezzo, ma non paura per quel che vedi, ad esempio i film splatter o zombie. A mio giudizio un film per spaventare veramente deve far provare terrore nel vero senso della parola al telespettatore, quindi i film che più si dicono sono quelli sulle possessioni demoniache, i fantasmi, i fenomeni paranormali e cose di questo genere. Anni 80-90 di cielo ci scrive Claudio: l'horror è tutto ciò che ci spaventa ed è soggettivo. Non ha forma, né colore, né voce. Si nutre delle nostre paure e ad alcuni può far davvero male se i soggetti sono tendenzialmente instabili. Santenni addirittura ci dice: se ti lascia una qualche inquietudine è horror. Molto semplice, poi ne leggeremo altri. Che ne pensi? Ma guarda che in realtà, secondo me, forse è una cosa un po' brutta da dire, ma La vita è un film horror, eh? Lascia stare che ci sono i momenti belli, felici, però certo. Tutto quello che ci circonda molto spesso è horror. È horror anche quando vedi la maleducazione per strada, la gente che si mena, insomma, non è un mondo molto felice e bello. Ma vi faccio una domanda provocatoria: si dice spesso, anche per parlare così, ma si dice no, gli horror stanno passando un momento di crisi in questi anni perché la realtà sta superando la cinematografia. Già. Ah, è vero, secondo te. Sì, secondo me purtroppo è vero, sì. Ma guarda che tu quando vedi appunto questi fatti che raccontano i telegiornali di come vengono ammazzate le persone, le donne, i bambini, queste cose qua, ti accorgi che molto spesso è molto peggio del film la realtà. Assolutamente sì. La realtà supera la fantasia, questo si è sempre detto, no? Che in effetti è vero, perché ci sono state cose tremende, insomma, basti pensare a quello che è successo negli anni della guerra, insomma, ecco, basta, penso che basta e avanza, no? Basta e avanza. Altro che film horror, sì. Allora, siccome si è parlato di questi nomi, non possiamo non citarli, perché adesso parliamo del cinema italiano. Riccardo Freda, diciamo che ha portato l'horror in Italia. Mario Bava ha decodificato il giallo italiano. Dario Argento e Lucio Fulci lo hanno evoluto, gli hanno dato una forma propria. Quanto è importante il cinema italiano nel mondo, Claudio? Beh, il film italiano nel mondo, a parte che già questo nome giallo è un nome italiano che si usa anche in America, perché in genere giallo nasce il nome, no? dai libri della Mondadori, però il film giallo in realtà non è un horror, ecco, diciamo che giallo forse si avvicina di più a Hitchcock, ecco, come tipologia di film, perché poi in realtà l'horror è un'altra cosa, non ha niente a che fare col giallo. Aspetta, che stavamo dicendo, perché poi non mi ricordo più. No, su Freda, Mario Bava, quanto è importante il cinema italiano. Ah no, beh, certo, noi abbiamo... Ah no, scusa, hai ragione, sì, cosa hanno significato... Cioè, noi abbiamo grandi registi internazionali che io, insomma, li ho anche conosciuti, Carpenter ed altri, che mi hanno sempre detto di aver avuto una grande ammirazione e una grande ispirazione dai film, i cosiddetti B-movies italiani degli anni 60 e 70, insomma, ecco, Margheriti, Freda e Mario Bava sono stati i precursori, veramente, se tu vedi i film di Mario Bava, insomma, si vede poi da i vari Argento in compagnia da chi hanno attinto, insomma, ecco. Poi le bambine biondo. No, ma il modo di riprendere le cose, di fare i particolari, insomma, quella era una caratteristica molto bella di Mario Bava. E naturalmente poi ripresa anche da Lamberto. Quindi no, io penso che noi abbiamo veramente dato tanto al cinema, come è stata la stessa cosa, vale per i peplum e i film storici in costume. C'è stata una miriade negli anni 60 di film imitazione di Spartacus e cose del genere, e poi non ci dimentichiamo del Sergio Leone con il western. Esatto. Il western ha cambiato anche la tipologia di western americani, perché fino ad allora c'era John Wayne, quella tipologia di così, ma dal momento in cui è arrivato Clint Eastwood col suo modo di fare, anche il cinema western americano è cambiato. Quindi abbiamo sempre
insegnato qualche cosa, abbiamo portato qualche cosa di nuovo, solo che purtroppo noi non abbiamo tutta la filiera cinematografica che hanno gli americani, e quindi siamo Hai capito? sempre Loro c'hanno sempre Avatar, loro c'hanno Avatar con tutti gli effetti. mandolino e pizza alla fine, sì. Esatto. Un'altra cosa che ti volevo chiedere, perché si è parlato tanto, e questa cosa mi ha incuriosito molto, perché non ci avevo fatto caso. Giustamente si è passati da Dracula e Frankenstein alle madri assassine, vedi, sì, Profondo Rosso, ai preti assassini, vedi, sì, non si esibisce un paperino. Cioè persone comuni, persone che possiamo incontrare in mezzo alla strada. Non c'è più il mostro con la testa quadrata, il vampiro No, che no, vabbè, cerca. quelli no. Ecco, come questa evoluzione è stata importante per il cinema in generale, ma soprattutto italiano. Beh, questo però dobbiamo molto. Ecco, perché Hitchcock è stato il papà un po' di tutte queste cose. Perché se uno pensa a Psycho. Psycho, lui tutto sembra meno che un assassino feroce, no? E quindi forse è stato il primo, perché fino ad allora i film invece americani erano tetri, cupi, c'era sempre quello il gobbo, l'assassino. Così invece Hitchcock ha cambiato molto, ha fatto diventare le persone comuni feroci assassini, ecco. Anche se poi se tu vedi tutta la storia un po' americana di tutti gli assassini più feroci della storia, erano persone comuni. Sì, Assolutamente sì. forse sono quelli che si conoscono di più, quelli americani, probabilmente c'erano anche in Italia, però si tenevano un po' più nascosti, però Assolutamente noi sì. abbiamo Se avuto i nostri Pacciani e compagnia bella, se poi è stato lui poi è veramente o stato no, lui però ecco, veramente. abbiamo avuto il nostro Jack lo Squartatore, anche noi, insomma. Beh, Assolutamente. però i più cupi, i più tetri, sicuramente sono stati gli inglesi. Gli inglesi, il cinema inglese dell'Hammer erano proprio tetri da morire. Anzi, domanda, cioè, fantastica, qual è il cinema? Di quale nazione ti piace cioè, la cultura cinematografica di quale nazione ti piace di più? Quella inglese? Beh, guarda, io amo molto il cinema tedesco muto degli anni 20, così, tant'è che io, chiaramente uno dei miei film preferiti, che io ho musicato e l'ho portato anche dal vivo, suonando da solo, è stato Nosferatu di Murnau. Murnau. Un altro grande capolavoro è Il gabinetto del dottor Caligari, che se tu lo vedi oggi, ti accorgi di quanti film anche recenti sono stati fatti basandosi su quelle scenografie, Assolutamente sì. Assolutamente soprattutto sulla storia dell'imprevedibilità di chi era l'assassino, che sembrava uno invece era un altro. E questo è il doppio, famoso ricordiamolo pazzo sul che, doppio, sulla figura del doppio. se tu vedi quel film, un film che è così, è come si chiama? Quello di Leonardo DiCaprio che va nell'isola, che nel manicomio, Ah sì, però io non come l'ho si chiama? visto, solamente visionato il trailer. Ecco, vabbè, quello io che ho visto il dottor Caligari, mi sono accorto subito che andava a parare nella Ah, stessa cioè cosa, la quello è storia è quella. uguale, E penso, quindi, penso. sì, è uguale. No, cioè, tu pensi che l'assassino sia il protagonista è vittima, quando poi invece alla fine si accorge che è lui la vittima. Ho spoilerato il film, però è così. Vabbè, tanto dicono che dopo 5 anni che è uscito il film si può spoilerare. No, vabbè, questi sono tutti i film Vabbè, allora vecchi, sì. sono a posto, dai. Allora, si parla anche di effetti speciali, no? Qui ci dovrebbe stare un Sergio Stivaletti a dircelo, però vorrei invece proprio l'opinione tua, poi cercheremo di far entrare Paola perché a me mi dispiace adesso. Ma adesso la facciamo rientrare perché insomma. Paola, se non l'hanno ammazzata nel film, Sì, no, nel treno, infatti, scusa. è lei. Paola, vediamo un po' se riesco poi a rinvitarti. Ci sei? Sei in linea però con il tuo cellulare e ho paura che mi hai detto che c'avevi la cosa rossa. Scrivimi, Paola, se ti devo invitare dal tuo cellulare o da quello di tuo figlio. Insomma, fammi sapere. Allora, gli effetti. Bellissima sta cosa, io me la porterò questa diretta a vita. Allora, No, che poi ecco, voglio parlare un po' del lavoro che ha fatto Paola, che è molto esatto, importante. Ha fatto un ecco. documentario molto bello, perché è riuscita a intervistare i più grandi registi italiani del genere, in cui ognuno di loro racconta cos'è la paura e che cosa ha significato per loro lavorare nel cinema. Quindi è un documentario molto interessante da vedere, perché c'è il racconto di ognuno di questi, che è importante, ecco. Assolutamente, assolutamente. No, su quello di mio figlio, adesso ti devo cercare Paola. E Paola ride, ma io rido insieme a te, Paola, ma ne parleremo. Allora, per quanto riguarda appunto gli effetti speciali, amplifica la paura un effetto speciale o può addirittura rovinarla?
diciamo, l'intensità della paura. Dipende da come è fatto. Sì, certo. Ecco, io un difetto che trovo nei film odierni è che c'è troppa tecnologia, troppo digitale, troppo finto. Cioè, vedere la faccia che fa il morphing così spaventa sicuramente molto meno di un bel trucco fatto bene. Non ci dimentichiamo mai Elephant Man, che era veramente impressionante. Lui era truccato in una maniera veramente che metteva tristezza e paura a vedere questo uomo elefante. Era veramente, che poi io ho avuto anche l'onore e il piacere di conoscerlo, era John Hurt, che vinse anche l'Oscar. Esatto, io lo conobbi lì. Che poi era quello che gli usciva fuori il mostro in Alien dal petto. Assolutamente. Solo che purtroppo in Elephant Man non era mai la parte. Vedi che non si sente adesso Claudio. Un altro film terribile che mi ricordo che vidi in America la prima volta che andai a New York nel 78, stavo da solo, mi portarono a vedere questo film e rimasi veramente un po', ed era Freaks. Ah sì? Non so se l'hai mai visto. Sì, l'ho visto. Era un film tremendo. Aspetta, chi è che dice? Come si chiama il regista? Vabbè, insomma, Freaks è tremendo perché fatto tutto con le persone deformate vere, dei circhi, quello veramente, quello metteva paura, e di trucco ce n'era ben poco. Tra l'altro voglio ricordare che un film che fino agli anni 80 non è andato in onda in Rai, l'hanno mandato in onda credo in terza serata su Rai 3 addirittura, però fino agli anni 80 CD Browning, bravo Pietro. Dave Browning, esatto, e beh, Freaks è sempre stato un film censurato perché era troppo vero, troppo sì. Paola, che cosa ti hanno insegnato tutti questi registi che tu hai in maniera esemplare intervistato? Beh, intanto sicuramente un modo diverso di fare cinema rispetto adesso, anche l'artigianalità del cinema, no? Una volta era tutto molto diverso, quindi sì, ora ci sono forse anche troppi effetti speciali, quindi... Quello sicuramente, fare cinema bene, però in maniera artigianale. Questo. Grande, grande Paola. Allora, questa era una domanda che era per Lamberto, però forse Claudio può sapere qualcosa. Il primo demoni, parlando di demoni, perché si parla anche di demoni, Paola, nel docufilm, parlando di demoni, il primo si è fatto in una sala cinematografica, il Metropol, il secondo, i demoni escono attraverso la TV. Io ho sempre immaginato un terzo capitolo dove escono dai social, da questi social che sono angeli e demoni, no? Ha elementi positivi, perché ci ha aperto in qualche modo al mondo, ma anche negativi. Quindi volevo sapere da Paola e poi da Claudio, perché è quello più interessato in questo senso, forse sa qualcosa, Lamberto, non sappiamo, chissà. Paola, ti aspetti un Demoni 3? Ma magari potrebbe essere anche nelle corde di Lamberto fare un Demoni 3, però in realtà no, non me lo aspetto. Non te l'aspetti? Piuttosto un altro film, sempre di genere horror e via dicendo. Claudio, sai qualcosa? No, io no, di Demoni 3 in realtà no, ne abbiamo parlato con Sergio Stivaletti più che altro, perché infatti è intenzione sua così, e poi c'è un'altra persona che sta preparando un film analogo che è Giretta in America, che è una delle protagoniste di Demoni, e anche lei vuole fare questo progetto addirittura sempre con me e Lamberto, quindi però oggi è difficile. Ci si arranca molto per cercare produzioni, poi con questa insomma crisi che c'è del cinema è un bel problema, trovare le produzioni per riuscire a fare le cose. Assolutamente d'accordo, ne abbiamo parlato, intervistiamo di settimana in settimana tanti registi e tutti ci dicono la stessa identica cosa, da Misiska agli altri, che c'è questa crisi del cinema, nonostante negli ultimi anni il cinema italiano stia dando dei risultati importanti. Questo lo posso dire con assoluta certezza. Il cinema italiano in questi ultimi anni sta dando delle svolte molto importanti. Passiamo proprio alla musica. Quanto è stato importante nel docufilm la musica di Claudio, Paola? Tantissimo.
Claudio, io direi tantissimo, però vai. Tantissimissimo, certo. Tant'è che comunque, come ho detto un po' di tempo fa a Claudio, mi hanno chiesto anche il CD, che comunque esiste. Ah, no? Certo. Claudio, come ti sei passato? È tutti i film. No, lui è fondamentale, è sempre, effettivamente, Paolo. No, io non c'è. Paola dice sei fondamentale in tutti i film, assolutamente. La musica, assolutamente, fa la metà di un film la musica. Certo, come no? È proprio questa la domanda che volevo fare a Claudio. Quanto è importante? C'è chi dice 50%, c'è chi dice che la musica è importante al 70%, tu? Claudio? Ma sinceramente per me, guarda, la musica potrebbe anche essere il 50% del film, se non di più. Ti ripeto, cioè, io ho visto dei film bellissimi rovinati da una brutta musica e invece film molto belli rovinati, cioè film brutti rovinati da, no, film brutti con bella musica passata inosservata, e poi ci sono invece dei film belli che purtroppo avevano delle musiche molto brutte e quindi lo hanno un po' svilito. Ecco, adesso non me li ricordo neanche, però ce ne stanno tanti di casi del genere. Di brutta musica che dico Madonna che peccato, se poteva essere meglio come veniva fatto, insomma. Purtroppo anche a me è successo purtroppo, io ho fatto tanti film con tantissimi registi, ne ho fatto 70 film nella mia vita, più di 70 film tra una cosa e l'altra, però mi è capitato purtroppo di aver fatto delle musiche che secondo me meritavano di più, però il film non ha avuto un successo, per cui se non fa successo il film la musica pure passa completamente inosservata, mentre nel caso invece faccio proprio un esempio pratico, Profondo Rosso e Suspiria è un legame perfetto di musica e film. Sembrava che la tua musica e Profondo Rosso e Suspiria fosse addirittura far parte proprio dei testi. Sì, beh, lì viaggiano insieme, ti ripeto, infatti. Certo. Paola, a me piace tantissimo la musica di Non ho sonno, per esempio. Anche a me. Sì, me l'hai detto. Posso metterla tra i miei preferiti insieme a Profondo Rosso e Suspiria? Per me Non ho sonno. Assolutamente, sì. Allora, infatti ho fatto molte pubblicità ultimamente sulle storie, ho usato sempre Non ho sonno di Claudio Simonetti a go-go praticamente. Allora, sì. Paola. Beh, una delle mie preferite, sinceramente una delle mie preferite è anche No. Assolutamente sì, fenomeno. Ma chi è che non voleva essere nei panni di Gianni? Tenebre, opera. Con tutte le lucciole, insomma, fantastico, sì. Fenomeno. Paola, e poi lo chiedo anche a Claudio, in questi ultimi anni vedi Jordan Peele con noi, sono tornati molto forti i temi sociali nei film horror. Sugli afroamericani, ma su tanti altri temi. Ritenete, parlando di paura, appunto, di horror, ritenete che un tema sociale sia fondamentale a tutti i costi all'interno di un film horror, o deve essere anche intrattenimento, come dicevano anche, come hanno detto anche Manetti Bros all'interno del docufilm? Paola? Per me può essere anche solo intrattenimento, cioè può essere che vada bene in un modo ma come in un altro, Per esempio, no? A me è piaciuto molto la lunga notte delle bambole di vetro di Aldo Lago. Lì si affrontano temi sociali, però poi ci sono anche altri film che ho apprezzato che magari sono più leggeri. Ok, perfetto. Claudio, stessa domanda? Ma non lo so, io non ci ho mai fatto tanto caso. Penso che l'unico forse che abbia veramente fatto un'analisi sociale è stato Giorgio Romero con Zombie, perché Giorgio Romero con Zombie, lui proprio questo grande, che poi quando lui ha fatto nel 1978 questo film dentro un mall che sarebbe oggi un centro commerciale, che in Italia non esistevano, quindi per noi era una novità vedere questo mall enorme con tutti i posti dentro e vedere che gli zombie anche da morti che facevano tornavano là. Era un'accusa, come per dire, di quanto la gente fosse indottrinata in qualche modo, no? A fare sempre le stesse cose, insomma c'era qualche cosa, forse anche un po' di politico per l'epoca, però insomma in linea di massima no, anche Argento
tolto qualche battuta qua e là, non ha mai messo politica nei suoi film, e io credo che sia, a meno che non fai un film politico con l'horror dentro, sì, però penso che sia scorretto una cosa del genere. Forse, guarda, c'era un film che io lo considero horror, anche se non lo era, era quello, come si chiama quello di Alberto Sordi, il che gli ammazza il figlio e lui prende l'assassino e lo mette nel capannone e lo tortura. Oddio, non ricordo. Un cittadino al di sopra di ogni sospetto, cos'era? No. In anni Loi era. Anni 70, se non ricordo male. Ecco, quello è un film che è anche un'accusa politica, perché in realtà in mezzo a tutta questa manifestazione, in mezzo a queste cose così, a lui gli ammazzano il figlio e lui va a cercare... Un borghese piccolo, bravo. Sì, esatto, un po' anche, ecco, invece no, quell'altro invece di Sordi che lo mettono in prigione, pure quello è un'accusa politica, è un film horror anche quello, molto pesante, che poi tra l'altro tremendo, no? Apriamo qui un altro spazio, no? Di film di commedia comunque o comunque drammatici che hanno anche loro degli effetti in qualche modo, delle venature, non dico horror, ma insomma vicine in qualche modo, che comunque fanno riflettere. Ce ne sono parecchi di casi, eh? Sì, certo, vero. Job Fuss ci dice: la musica di Claudio è didascalica per le sequenze, ma anche ascoltata, isolata dai film, affascina allo stesso modo. Un po' come per i brani di Ela Bernard Herrmann, per i film di Alan. Madonna, mi ha nominato uno dei miei compositori preferiti. Ti ho detto tutto. Ecco, immagina, cioè, vedi, Psycho era un bellissimo film. Però la musica di Bernard Herrmann gli ha dato proprio il colpo di grazia, era talmente bella. Però adesso dico una cosa che va un po' contro di me e i musicisti. Allora, Bernard Herrmann, che era veramente un grandissimo compositore, molto spesso litigava in maniera anche molto violenta con Hitchcock, tant'è che mi sembra che Intrigo Internazionale lo fece fare a un altro. Esatto. E nonostante Herrmann avesse scritto le musiche, lui lo contestò e le fece fare a un altro. Poi ho letto che invece la musica di Herrmann era molto più bella, però Hitchcock molto spesso, per fargli anche un dispetto così, e un giorno gli disse in una discussione che lui gli avrebbe dimostrato che un film poteva mettere paura e poteva funzionare senza musica. Pensate. E lo ha fatto. E gli uccelli di Hitchcock non ha musica. Non c'è musica. C'è solo la musica nei titoli di coda, ma tutto il film è senza musica, e lui in quel caso ha dimostrato che era vero, che il film poteva mettere paura anche senza musica. E sono d'accordo anche in questo caso. Una domanda per il maestro. Sì. L'evoluzione, scusate che c'è lo sfondo bianco, l'evoluzione della musica da film si evolve a pari passo con l'evoluzione del linguaggio cinematografico? Per Claudio. Sì e no, perché poi alla fine, insomma, se tu vedi pure i film di adesso, alla fine sempre quello è, gira, è sempre quello è, grandi orchestre oppure musica elettronica, non credo che ci sia stata un'innovazione nella musica come poteva succedere all'epoca, cioè all'epoca vedere un film come Profondo Rosso con quel tipo di musica, o Suspiria con quel tipo di musica, oppure Halloween con le musiche di John Carpenter, insomma erano molto innovative, ma oggi... È difficile per chiunque di noi essere innovativi. Che ti inventi oggi? Non ti puoi inventare più niente. Assolutamente. Alla fine si gira sempre quello. Credo che sia di Barilli l'affermazione, parlava di un suo film che a lui non era piaciuto. La domanda nasce spontanea. Come fa un film che non è amato dallo stesso regista, che l'ha fatto ad essere molto amato e ad aver impaurito molto il pubblico? Paola. Sì, parliamo di Pensione Paura, che non ha amato. Non lo so come sia stato possibile, perché secondo me è un film meraviglioso, quindi a mio parere a me è piaciuto di più che Il profumo della signora in nero, che comunque è considerato il suo capolavoro. Quindi non lo so come possa essere possibile, perché lui effettivamente non ha amato quel film. Non lo so, magari posso immaginare. Che magari nella lavorazione le cose siano andate diversamente rispetto a come lui le possa aver immaginate in partenza, ecco. Quindi potrebbe essere quello, però quel film è un capolavoro effettivamente. E io però non ho capito di che film state parlando. Quello di Barilli, Pensione Paura. Quale? Vai Paola. No, non l'ho visto. Di Barilli. No, non l'ho visto.
Sì, okay. Perché tutti conoscono, però, conosco. Secondo me, la signora la domanda era molto, era, la domanda era molto più articolata. Come fa un regista che non ama il proprio film, no, fa un film, non lo ama, ma il pubblico però lo ama, attenzione, ha paura con quel film, può succedere? Ah, questo non lo so, cioè non riesco a capire neanche perché uno fa un film che non ama, non capisco. È come se io facessi una musica che mi fa schifo. Però Barilli, cioè, se lo fai per mangiare, se lo fai perché te l'hanno commissionato, lo devi fare per forza, però cioè, non capisco. Però, Barilli, Paola dica questo più o meno nel docufilm, no? Sì, magari. Sì, magari può essere andato. Immagino, cioè, che magari. Però è interessante. Io trovo, devo dire, io trovo anche molto onesto nel dire una cosa del genere, probabilmente perché voleva fare delle cose che alla fine gli sono state impedite. Per esempio, so da Dario Argento stesso, ho letto molti libri di Dentori e di Cozzi, che Dario Argento si è veramente imposto più di una volta, addirittura non facendo uscire i suoi film quando dovevano uscire, perché la produzione gli voleva imporre determinate scelte, determinate cose. Dario Argento è stato forte, è stato, insomma, lui e il papà si imposero, no? Quindi può succedere che invece alcuni registi purtroppo cascano sulla, no? Diciamo sugli ordini delle case di produzione, mettiamola così. Quindi è stato anche molto onesto a dire: quel film non è uscito come lo volevo io, però il pubblico si è incavolato, addirittura dice, no, è un film strepitoso. Quindi questo. Allora, siamo già praticamente quasi alla fine. Funziona ancora l'horror puro? Oppure pensate tutte e due, sia Paola che Claudio, che i film ormai siano di genere misto, horror noir, giallo horror, funzionano più questi o funziona di più l'horror puro per trasmettere tensione, paura al pubblico? Claudio? Cioè, no, aspetta, ripeti perché non ho sentito male. Volevo sapere se funziona ancora l'horror puro oppure ormai i film sono di contaminazione. Ma bisogna vedere che cosa si intende per horror puro, non lo so. Cioè, oggi si tende un po' a mischiare tutto. Guarda, l'altra notte ho visto un film molto bello che si chiama Blood Red Sky o Red Blood Sky. Sì. Che è bellissimo, io non me l'aspettavo. Cioè, quel film è praticamente di questa che va a sale sull'aereo col bambino e ci sono dei terroristi. Cioè, sembra un film di questi di terrorismo, ma alla fine finisce con vampiri, si ammazzano tutti e diventa un po' un demoni dentro un aereo. Esatto. È bellissimo, un film tedesco fatto molto, 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 molto bene. Blood Red Sky si chiama. E merita veramente, ho detto, vedi che ancora si possono inventare delle cose, perché sono tutti colpi di scena che non ti aspetti. E ancora si fanno queste cose. Dove si può trovare per Horror Intendo, Paola? Lo potete chiedere. Ecco, benissimo, perfetto. Si è bloccata Paola, adoro. È arrivato l'assassino del treno. Sono arrivate a chiedere Green Pass. Vai Paola, dove si può trovare? Dicevo, casa editrice Catap, si può ordinare a loro. www.catap.it. Benissimo, questo rimane. Paola, sì. Io ti aspetto per quando fai il prossimo lavoro sulla fantascienza. Come? Capito Paola? Non ho capito. Ti aspetto nel tuo prossimo lavoro di fantascienza. Non ho capito. Devi fare qualcosa sulla fantascienza. Assolutamente sì. Sì, ero già. Ma con Paola deve fare. Dicevo che Paola mi hai promesso che farai un lungometraggio, non ti dimenticare di me. Il tuo primo qui. Allora, prima di salutare anche Claudio, devo ricordare che l'ultima live estiva che va a chiudere la stagione di Ore d'Orrore sarà il 22 con l'attore Davide Marotta, quindi mercoledì 22 chiuderemo alle 21:30 con il grande Davide Marotta, e vi voglio dire che apriremo la nuova stagione ad ottobre con il mio amico Jacopo Mariani, che è anche amico vostro. Oh, guarda, salutamelo tanto perché è molto carino, è venuto anche a Spezia dove ho fatto uno spettacolo proprio in occasione con Paola per il Festival della Spezia del Cinema. È venuto Jacopo Mariani a salutarci. Ciao Jacopo, molto carino. Apriremo con
con lui, e poi vi ricordo che da ottobre partirà l'appuntamento mensile con Davide Pulici e Notturno. Discuteremo alcuni argomenti che saranno sul mensile di Notturno, quindi viva la cultura sempre. Allora, Paola, ti sei trovata bene nonostante tutto? Dimmi di sì, ti prego. Certo, assolutamente, mi stavano chiedendo il Green Pass, i documenti, la carrozza, i ritardi, però voi non ve ne siete accorti, vero? Claudio, ti sei trovato bene? È la prima volta che faccio una diretta con... Allora, tu così sai che dove, sembra dove stai, nelle macchinette quelle che fanno le fototessere. Esatto, infatti c'è una luce... Con la tendina di dietro. Mi volevo anche un po' truccare per l'occasione, zero, guarda che disastro. Allora, come ho detto anche a Paola, in certi momenti sembrava che stava nel bagno. Esatto. Mi ha dato questa sensazione anche a me, devo essere sincero. Io, Claudio, ti aspetto anche a te per una diretta, per parlare delle tue colonne sonore. Mi piacerebbe proprio fare una diretta sulle tue colonne sonore, va bene? Poi vediamo. Vabbè, volevo dire una cosa a chi interessasse. Il 26 settembre io sarò al Music Day a Roma, alla Fiera del Disco, dove con il mio gruppo presenterò il nostro nuovo album The Very Best Of, che contiene appunto colonne sonore di film un po' diverse dal solito, musiche tratte da film di Deodato come Inferno in diretta, Vendetta dal futuro di Sergio Martino, insomma ci stanno. Ecco, il 26 settembre saremo a questa manifestazione molto bella all'Hotel Mercure a Roma. Prima di salutarvi, leggo gli ultimi tre messaggi degli utenti che oggi ci avevano scritto. Cinema Roma dice: quello che fa paura è impressione, per me ad esempio anche l'ultimo treno della notte mette ansia nonostante non sia un horror. L'horror è non credere alla paura, perché poi quando arriva tutto insieme ti presenta il conto, ci dice Iacnula. E Bonfiglio ci dice: per me horror non è necessariamente sinonimo di spaventoso, per me horror è indagare e sviscerare cosa ci fa paura, un sentimento primordiale, non per forza spaventando o mettendo tensione. Ci teneva a chiudere qua gli utenti chiaramente che ci avevano scritto. Grazie Claudio, grazie Paolo. Noi ti salutiamo, anche lui ti saluta. Certo. Buonasera, certo. Grazie. E allora con l'invito che ho fatto... Come vedi, per esorcizzare la paura molto spesso tendo a giocare. Anch'io molto, però speriamo che ci vada sempre bene. Con l'invito fatto a Paola e a Claudio di tornare per parlarci... spero di un nuovo grande lavoro di Paola. Complimenti Paola, veramente bello il documentario, veramente bello, l'ho visto due volte ieri e oggi, veramente bello, brava. E complimenti a Claudio, mi raccomando, live sulle colonne sonore, poi ci metteremo d'accordo, ci sarà tempo. Un bacio, grazie a tutti, grazie a tutte e due, e un bacio a Lamberto. Grazie a te, ciao a tutti, ciao Paola, ciao. Ciao. A prestissimo, ciao. Un abbraccio, ciao.